Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati qui a Sport in Casa, puntata dedicata alla serie di campionato che come sappiamo, come abbiamo ripetuto più volte, continuerà regolarmente la sua stagione e questa sera abbiamo ospite il direttore sportivo del Cartigliano Leopoldo Toresini. Buonasera direttore. Grazie dell'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Leopoldo è oramai un nostro affezionato ospite, noi seguiamo con particolare attenzione le vicende del Cartigliano che eh, proprio l'altro ieri insomma, eh, ha vissuto un momento importante, non solo il Cartigliano ma la serie D perché c'è stata una consultazione fra i club della serie D dove eh, in ballo c'era la possibilità di sospendere il campionato, massimo campionato dilettantistico fino al 24 di novembre oppure di proseguire regolarmente. È stata data la possibilità alle società di votare, di esprimere una propria preferenza con il 74% eh, di voti a favore, è stato deciso di continuare a giocare. Leopoldo, eh, sei d'accordo? Eh, sì, sono d'accordo perché tanto alla fine eh, se i casi si moltiplicano si, ci fermano di conseguenza. L'ultima domenica hanno giocato il 55% de delle partite, quindi siamo già a rischio. Eh, votare sì era il minimo perché ci fermiamo a cosa fare Dopo fra un mese ricominciamo eh, gli allenamenti eh, È difficile, se li... speriamo che questo virus eh, eh, ci dia una mano Però è difficile, è difficile È una situazione difficile direttore perché come giustamente ricordavi eh, Nell'ultimo nell weekend eh, praticamente si sono giocate solo metà Grosso modo sì. delle partite in Serie D È un problema mm. che si ripercuote, si ripresenterà anche nell'immediato ci sono squadre del girone C, che è quello che interessa il Cartigliano, l'Arzignano, insomma le squadre del nostro comprensorio che hanno casi di positività, quindi ci sarà comunque altre partite rinviate, ma direttore io ti chiedo di ampliare un attimino il discorso e chiederti se temi comunque uno stop magari prima di Natale proprio legato all'evolversi della situazione. Io spero di no, però sono, penso che sia difficile. Io avrei fatto come la Lombardia, avrei fermato tutto fino a gennaio e per ricominciare dopo e vedere come, come funziona. Adesso eh, ti fermi fino al 24, poi ricominci gli allenamenti, ricominci al 15 di dicembre, poi ci sono le feste, non so che senso abbia. Io avrei fatto un altro tipo di scelta, però dopo decidono chi, chi, è, chi ha la competenza di decidere. Io la vedo dura, la vedo molto dura anche perché è un calcio questo falsato, è un calcio che senza pubblico, 5 partiti, noi facciamo 5 partite in 15 giorni di mercoledì, cioè è difficile fare questo tipo di calcio, per noi è già difficile lo stesso ma adesso ancora di più diciamo. Ne arriviamo dopo a parlare della chiaramente, realtà di Cartigliano, nello specifico chiudiamo un attimino la panoramica. Sull'attualità, perché insomma, sapete tutti voi che ci seguite, e vi ringrazio sempre più numerosi, i campionati dilettantistici dall'eccellenza in giù invece sono bloccati. Ti chiedo, direttore, se condividi questa scelta. La condivido perché è tutta gente che lavora, quindi abbiamo visto situazioni in cui la gente rischia il posto di lavoro, perché non può stare in quarantena tutta la squadra, tutte, cioè è difficile gestire una cosa del genere. La gente non vive di calcio, vive di lavoro, quindi io condivido al 100% di fermare tutto, ripeto, avrei fatto come la Lombardia, io avrei fermato tutto fino a, a, ai primi di gennaio e poi si vedrà cosa, cosa succederà. Non ha senso fare queste, queste scelte qua. Un giorno fermiamo i locali, un giorno fermiamo i regionali, un giorno fermiamo. Cioè, sono tutte scelte senza, senza prospettiva, cioè senza una base logica. Anche perché chiaramente eh, chi ci rimette non sono solo eh, beh, i primi: sono i ragazzi, insomma, i bambini, il settore giovanile, ma anche le stesse società che fanno poi fatica a programmare, a pianificare diciamo, la stagione. Che stagione è questa? Eh, io ad esempio ho un problema questa settimana che gli junior ci hanno giocato contro un'altra squadra in cui c'è un caso di positività. Adesso noi non sappiamo se sabato dobbiamo giocare a Manzano, devi prenotare il ristorante, il Pulma, e devi fare non sai se devo fare i tamponi, sto aspettando una risposta dalla federazione, cioè, è difficile far calcio in questa maniera, cioè, è veramente difficile, ti stanca? Ti, 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 ecco, questo forse è il pericolo eh. anche maggiore, direttore. Hai usato un termine giusto che è venuto fuori anche nelle scorse puntate quando abbiamo approfondito il discorso, la stanchezza, cioè eh, si rischia veramente di far passare un pochino l'entusiasmo che è poi l'anima del calcio dilettantistico. Ma io parto da un principio, uh, il calcio non è fatto per 30 persone che giocano in un campo, è fatto per tutte quelle persone che vengono, il pubblico... Il tifoso, il campanilismo, tutte queste cose qua sono la bellezza del calcio. Se noi facciamo calcio per 30 persone, è un calcio drogato, è un calcio che non va bene, è un calcio per me che non, non accetto. Eh, per noi, a, a aspettare la domenica, andare al bar a trovare le persone anche di una certa età è domenica con cui giochiamo, giochiamo col Trento, giochiamo. Cioè, Sono la bellezza della de vita quotidiana del calcio dei nostri paesi. Quando non c'è più questa, secondo me il calcio perde. Per me il 70% è tutto quello che c'è attorno alla partita, che non è solo i 22 giocatori in campo. E questo manca in questo momento qua. Quindi l'entusiasmo, non puoi fare la cena del giovedì o del venerdì con i giocatori dove certo. cioè, si fa gruppo, si scherza, si, che è un'altra parte importante di una società. Non è solo la partita della domenica. E queste cose secondo me anche adesso senza pubblico, cioè 100 persone, cosa, cosa, cioè, che, che, che danno creavano? 100 persone gestite con l'autocertificazione, col posto a sedere numerato? Cioè, non lo so, non lo so. Non capisco queste continue scelte: un giorno si fa così, un giorno si fa colà. Prima ti fanno spendere soldi per sanificare, poi non va bene. Cioè, mi sembra un po'. Condividiamo le tue perplessità, direttore, è un problema che chiaramente tanti addetti ai lavori, tanti dirigenti, tante società ci hanno presentato, ci hanno sottolineato. Adesso proviamo a parlare un pochino di calcio giocato, spostiamoci dall'attualità legata all'emergenza sanitaria al futuro prossimo, alla partita di sabato, il Cartigliano gioca in anticipo in casa alle 14.30 contro la Driese, Cartigliano che... Ha sei punti in classifica, una partita da recuperare, però partiamo da una considerazione: è facile magari dirlo eh, così a bocce ferme. Ma i punti in classifica effettivamente sarebbero potuti essere di più. Direttore, perché 2-0 con la Manzanese e poi il Cartigliano viene recuperato a Mestre, ha anche insomma, un 1-1 strappato nei minuti finali, con la Luparense ha deciso un calcio di rigore. È facile giocare a Fantacalcio, però effettivamente insomma, questo cartiano ha dimostrato di saperci stare in Serie D. Ma io fino adesso sono contento della mia squadra perché sta dimostrando che ci sta benissimo. Eh, gli addetti ai lavori hanno detto che per la prima volta il girone C della serie D è il più, è il più duro di, tutta, di, tutta, di tutti i gironi e quindi questo ci fa capire che siamo quasi una lega pro camuffata, tante eh sì. società. Noi abbiamo sei punti, ci abbiamo messo del nostro, qualche, qualche punto in più potremmo averlo sicuramente perché abbiamo fatto qualche ingenuità, abbiamo commesso qualche ingenuità, però io sono contento, ragazzi splendidi, adesso dobbiamo giocare tante partite, vanno a lavorare, io so che dei leoni, lotteremo fino alla fine, sarà dura, però ce la metteremo tutta. Direttore, l'immagine più bella di questo primo scorcio di stagione, eh, cosa scegliamo? La vittoria contro il Caldiero, magari il ritorno al gol di Edoardo Di Gennaro che è un ragazzo straordinariamente legato alla maglia del cartigliano che era reduce da un brutto infortunio il gol di Barzon che è un giocatore voluto fortemente dalla società pescato da una categoria inferiore che si sta rivelando eh, grande protagonista insomma se tu dovessi scegliere l'immagine più bella di queste prime 6-7 partite eh, cosa sceglieresti? Ma io sceglierei più cose, sceglierei... Il ritorno di Edoardo che è una cosa mh, per la società, per lui che lo merita, per tutti mh, lui sta, facendo, sta ritornando il, il di Gennaro che noi conosciamo. Un'altra cosa è che ci stiamo in Serie D benissimo, perché fino adesso mh, abbiamo perso una partita a 21, però ce la siamo giocata con tutti. E, ma soprattutto anche l'arrivo di tutti questi nuovi che sembrano che siano, che siano a cartidiano da tanti anni, cioè fa, hanno fatto già parte de, del gruppo vecchio storico, sono integrati subito e, e lottano come gli altri per la, la maglia del Cartigliano, non, gente che veramente io sono contentissimo, qualche duno ci ha sorpreso in positivo che viene da categorie inferiori, qualcuno deve dare di qualcosa in più, però noi siamo contentissimi di, di, di quello che abbiamo fatto. Quindi io farei una valutazione generale su tutta la squadra, sui nuovi, soprattutto che sono integrati, e poi il mister è meraviglioso su queste cose, cioè riesce a, fare, trovare, a, su, a mettere a suo agio tutti i giocatori che di qualsiasi categoria arrivino, insomma, questo è importante. Direttore, mh, torniamo a parlare di Cartigliano-Adriese, una partita complicata per il valore dell'avversario, a parte che in Serie D, eh, partite semplici quest'anno, come dicevi, eh, non se ne vedono, non ci sono squadre eh, materasso definite così. Ma al di là della difficoltà della partita in sé, manca un pochino la vittoria in casa. L'anno scorso noi abbiamo visto scene meravigliose di uno stadio fair play gremito di persone, 1800-2000 persone che eh, hanno fatto da cornice alle partite poi quelle più importanti, più suggestive. Ti chiedo, difficoltà della prossima partita e poi quanto manca il pubblico in casa? Allora, la prossima partita è, è difficile perché noi incontriamo una delle squadre che era data per favorita all'inizio, comunque è una squadra che ha dei valori importanti, basta nominare certi giocatori che ci sono, hanno fatto la Lega Pro fino all'anno scorso. Il pubblico per noi è importante perché, come per tutti penso, eh, il giocatore ha bisogno, specialmente i, quelli che hanno un po' di più qualità, de, della giocata, del pubblico che applaude di queste cose qua. È una cosa, ripeto, come dicevo prima, che manca, specialmente a noi che siamo in questo paese dove i tifosi vivono con i giocatori, vivono, e quindi per noi è importante, l'anno scorso abbiamo vissuto momenti straordinari che rimarranno nella storia del nostro paese, chiaramente. Eh, speriamo, ripeto, che si possa aprire questo, a questo pubblico, perché se il calcio senza pubblico è un calcio, è un calcio falsato, è un calcio non bello, è un calcio che non mi piace, non mi piace assolutamente. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, però approfittiamo ancora qualche minuto della disponibilità del nostro ospite. Direttore, valutazione un po' generale sul campionato, alla luce di quello che si è visto, un po' a spezzatino però, in queste prime settimane. Il Trento sembra una macchina quasi perfetta, che viaggia ad alta velocità, però comunque c'è tanto equilibrio anche in vetta. Allora, eh, chiaramente alla fine eh, la squadra che merita vince, non è che vinca una per caso, però eh, come dicevamo prima tanti episodi condizionano la partita. L'Arzignano per dire che secondo me alla fine eh, eh, verrà, verrà a, a dare un segnale importante a questo campionato va a Calliera, baglia 3-4 gol, poi prende un gol su un errore, ci cioè, sono degli episodi che condizionano le partite e delle volte sono a favore, delle volte possono essere contro, questa cosa può cambiare, è un campionato bellissimo, non vedo nessuna squadra che, che abbia già perso o vinto in partenza, quindi eh, viviamolo eh, come, come una stagione importante, con squadre veramente importanti, io dico alla fine i valori eh, verranno, fuori. verranno fuori, però... Eh, aspettiamo, aspettiamo ancora 4-5 partite perché ci sono ancora delle cose da vedere Ma secondo te c'è più equilibrio in alto o in basso? Allora io all'inizio avevo detto pensavo che 6-7 squadre staccassero le altre, invece non è così eh, mi sono sbagliato vedo più equilibrio verso Verso, verso c'è cioè, più equilibrio da, da, dall'ultima alla prima, non c'è un distacco enorme come pensavo all'inizio. Ogni partita bisogna giocarsela, ci sono sorprese in positivo, sorprese in negativo, ma alla fine queste possono anche cap capovolgersi. Direttore, ultima battuta: siamo veramente quasi ai titoli di coda, però ti chiedo, hai fatto accenno prima alle difficoltà di questa stagione legate eh, al mondo di Cartigliano, ma non solo perché i ragazzi lavorano, perché è difficile anche giocare spensierati, c'è cioè la preoccupazione, appunto, delle ripercussioni sul mondo del lavoro, sulla famiglia, eccetera, eccetera. Eh, a livello mentale, che lavoro è stato fatto a Cartiano? Che lavoro viene fatto? E noi cerchiamo di dare una tranquillità a questi giocatori, che chiaramente qualcuno mi dice, ma se per caso succede, io cosa faccio? Ho una famiglia, qualcuno ha dei bambini, qualcuno... E cosa vuoi, bisogna viverla con serenità, cerchiamo di, noi di, 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 di prendere tutte le precauzioni possibili perché assolutamente, però dopo basta, basta, secondo me qua è questione solo di fortuna di trovarsi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, vediamo che i casi continuano a essere sempre di più però è, è questione di fortuna, certamente chi vive in una maniera un po' sconsiderata può essere più, più, eh, esposto, più esposto però alla fine è questione di fortuna, può succedere a qualunque e allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Facciamo in bocca al lupo al grazie. Cartigliano e al direttore. Adesso sono impegnati in 5 partite eh, in 15, 15 giorni, sì. quindi eh, insomma. Sarà dura, sarà. <ride> avranno, avranno ben altro a cui pensare eh, piuttosto che eh, passare del tempo qui con noi nei nostri studi. Ma ritroveremo il direttore più avanti, insomma, ah, sicuramente. È sempre sicuramente. un piacere venire, grazie dell'invito. Grazie a ehm... tutti voi buonasera che ci seguite tutti, e buona serata a tutti. Buona serata.